La mappa dell'accoglienza dei più piccoli, 210 minori stranieri non accompagnati, di questi 52 arrivati dai territori ucraini colpiti dalla guerra. I dati dell'UNICEF diffusi stamane per l'ottavo rapporto predisposto un piano d'azione per integrarli. Sanità al collasso, liste d'attesa infinite e carenza d'organico, a farne le spese anziani e persone fragili. Nel nostro TG l'intervista al segretario della UIL Pensionati, Carmine Vaccaro. Le visioni, l'intuito e il talento di Faustino Somma, imprenditore lucano, nel racconto di Rosario Angelo Avigliano, presentato ieri a Potenza, il volume dal titolo La carrozza del capitano, per ricordare un uomo che ha fatto la storia dell'imprenditoria in Basilicata. Un inferno sotto i riflettori, dalla scuola di amici di Maria De Filippi, Angelina Mango racconta del padre Pino, 8 anni fa, la morte dell'artista di Lagonegro al Pala Ercole di Policoro. Il codice della giustizia sportiva della FIGC, realizzato dall'avvocato lucano Giancarlo Viglione, responsabile della Federazione Nazionale Calcio, illustrato ieri a Roma, un'occasione per fare il punto con istituzioni e big, tra questi il grande Marco Tardelli. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla Nuova TV in apertura. Lo avete sentito dai nostri titoli, ci occupiamo di diritti e inclusione dei minori non accompagnati e degli esuli ucraini. A Potenza ha presentato il report dell'UNICEF sull'accoglienza dei bambini stranieri e sui progetti a loro dedicati, 210 quelli ospitati nel Potentino, mentre 52 i minori provenienti dall'Ucraina che frequentano le scuole di Potenza e provincia. Un migrante su 6 in Basilicata e minore. Il punto con Fabrizio Di Vito. 210 minori stranieri non accompagnati e 52 alunni esuli ucraini sono questi i numeri principali emersi dal report sul flusso dei bambini stranieri sul territorio della provincia di Potenza, elaborato dall'UNICEF Basilicata d'intesa con la prefettura di Potenza e l'ufficio scolastico provinciale, presentato presso la sede regionale dell'UNICEF a Potenza. Il flusso migratorio è sotto i riflettori di tutti i governi dell'Europa. Ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, ma anche agli alunni e alle alunne ucraine, per cui siamo in una vera e propria emergenza. L'UNICEF di fronte a questa emergenza non può essere indifferente e infatti, sostenuta dalla prefettura di Potenza e dall'ufficio scolastico provinciale di Potenza, ha avviato l'ottavo report con il piano di azione, non soltanto i dati, perché all'UNICEF non interessano solo i dati, ma dietro i dati ci sono i minori con le loro storie, i loro progetti spezzati, i loro programmi per il futuro, e allora noi li accogliamo con delle azioni di inclusione e di integrazione. Quest'anno lavoreranno su un tema, le radici, perché per questi ragazzi le radici sono importanti per la formazione della loro personalità, ma anche il futuro, il mondo che loro vogliono, un mondo centrato sui diritti, e sull'ecosostenibilità e sui valori. Questo è il mondo che tutti i coetanei vogliono. I 210 minori stranieri non accompagnati sono accolti in strutture collocate in 15 comuni della provincia di Potenza. Come paese di provenienza, l'Egitto è al primo posto, seguono il Mali, il Bangladesh, Ghana, Gambia, Costa d'Avorio, Somalia e Tunisia. Gli alunni esuli ucraini in fuga dalle barbarie della guerra, iscritti nelle scuole di Potenza e provincia, sono invece 52, di cui quasi la metà frequenta la scuola primaria. Ma la priorità dell'UNICEF è quella di andare oltre i numeri e mettere a punto idee, progetti e iniziative in grado di combattere quotidianamente ed in modo efficace ogni forma di bullismo e discriminazione nei confronti dei minori stranieri. Noi dobbiamo lanciare un messaggio: questi ragazzi sono diversi per colore della pelle, per religione, per etnia, per appartenenza, però hanno il diritto al rispetto per la loro dignità di persona, e così noi dobbiamo combattere ogni forma di esclusione sociale e di bullismo sia nelle scuole che al di fuori delle scuole. Torniamo per un attimo all'emergenza di dissesto idrogeologico a Maratea. Dopo la frana del 30 novembre scorso, stamane secondo tavolo in regione alla presenza del sindaco Stoppelli, dei vertici del dipartimento e dell'ANAS. Ancora chiusa la statale 18, teatro della caduta massi e luogo dove i detriti rocciosi sono precipitati. Intanto il consorzio turistico di Maratea lancia l'allarme per la forte carenza di collegamenti con la Perla del Tirreno in vista del ponte dell'Immacolata.
La cronaca, brutto incidente stradale nella serata di ieri sulla statale Bradanica all'altezza di Palazzo San Gervasio. L'autista alla guida di un tir per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla sede stradale ad allertare i soccorsi un passante. Sul posto i carabinieri di Venosa che stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente. E il personale del 118 di Melfi che ha trasportato l'uomo in ambulanza in codice rosso al San Carlo di Potenza. Adesso passiamo al tema sanità, migrazione da arrestare e liste d'attesa infinite, la necessità di salvaguardare il patrimonio degli anziani che ormai rappresenta quasi il 50% della popolazione lucana. Sono le priorità della UIL Pensionati di Basilicata, ce ne parla il segretario Carmine Vaccaro nel servizio di Vittorio Laviano. Migrazione sanitaria, liste di attesa infinite. Non le manda certo a dire il segretario regionale della UIL Pensionati di Basilicata, Carmine Vaccaro, che attacca la giunta Bardi sulla pessima gestione della sanità lucana. Nel 2021 abbiamo speso 50 milioni di euro perché la gente preferisce andare fuori a curarsi. Nel 2022 sfioriamo i 100 milioni di euro. Forse con 100 milioni di euro avremmo potuto fare tante belle cose, soprattutto lavorare per recuperare un deficit reputazionale che riguarda la nostra sanità in Basilicata. Curare fuori significa sostanzialmente tante disgrazie pure per i familiari, perché bisogna spostarsi, bisogna aumentare anche i costi, indubbiamente. Nell'analisi della UIL Pensionati di Basilicata, ecco perché i pazienti lucani scelgono di andare fuori regione per curarsi. Perché in Basilicata il sistema sanitario non funziona. Se invece non si antepone il bene primario, quello dei cittadini lucani, io credo che la partita sia ormai finita. E farebbe bene qualcuno che molto sommessamente decida con molta serenità che forse è giunto il momento di liberare il campo, per un motivo molto semplice: perché in Basilicata non si può vivere in più. Oggi si inventano pure il fatto che probabilmente toglieranno anche il reddito minimo di inserimento, o meglio, vogliono stravolgerlo. Io credo che il sindacato ha dato piena disponibilità di sedersi al tavolo. Cambiamo, sì, possiamo anche cambiare. L'importante è che non si perde di vista l'obiettivo, quello di dare un sostegno alle persone che soffrono. In Basilicata sono tante. Pensiamo ai pensionati. Su 196.000 pensionati che ci sono in Basilicata, un buon 50% di popolazione, ci sono il 45% di pensionati che sono pensionati al minimo. Vogliamo pensare un po' a loro? Perché, come ha sempre dimostrato la storia dei lucani, i nonni sono stati i veri ammortizzatori sociali. Quando le cose non andavano bene nelle famiglie, quando si perdeva un posto di lavoro, c'erano sempre i genitori e i nonni. Questo è un patrimonio culturale della nostra regione che bisogna preservare. E allora come preservare questo patrimonio? Mettendo in campo le politiche più giuste, più eque. Le politiche che mettono in condizioni le famiglie di poter ancora sperare che in Basilicata si può ancora restare. Voltiamo pagina, intervento dei vigili del fuoco di Ferrandina questa notte per un incendio nell'area di proprietà della ditta La Carpia nella zona industriale. A prendere fuoco un materiale plastico depositato in due campate del capannone dell'azienda. A dare l'allarme due operai. La squadra dei caschi rossi è intervenuta spegnendo le fiamme, coinvolto parzialmente dal rogo l'impianto fotovoltaico. Sembrerebbe che le strutture del capannone non abbiano subito danni. Ulteriori verifiche sono in fase di esecuzione. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Passiamo adesso all'emergenza lavorativa, giornate lavorative perse e salari ulteriormente ridotti. Ancora sul piede di guerra i lavoratori forestali di Basilicata che si ritroveranno domani in sit-in in Viale Verrastro a Potenza, reclamano l'applicazione del contratto integrativo regionale frutto dell'accordo dello scorso 4 agosto non rispettato dalla regione. I dettagli da Celestino Benedetto. Non c'è pace per gli addetti alla forestazione che si troveranno domani mattina in presidio in Viale Verrastro. La decisione è stata adottata a causa del mancato recupero delle giornate lavorative andate perse. Dopo innumerevoli incontri e sollecitazioni, segnalano i segretari generali di FLAI CGL, FAI CISL e UILA UIL, Esposito Lorenzo e Nardiello,
Credevamo che l'anno 2022 per la platea dei forestali e SAP potesse concludersi nel migliore dei modi, secondo quanto previsto dagli accordi, e invece scopriamo che a tutt'oggi non è rispettato l'articolo 22 del nuovo contratto integrativo regionale sul recupero delle giornate perse. I lavoratori chiedono il rispetto dell'accordo firmato dai sindacati lo scorso 4 agosto e in particolare che vengano loro riconosciute le 5 giornate lavorative perse, oltre alla malattia, agli infortuni e alle visite specialistiche, così come previsto da contratto. Si tratta di una platea con un reddito di 12.000 euro l'anno, per la quale perdere alcune giornate di lavoro implica una riduzione del salario di almeno 1.000 euro. Per questo motivo i sindacati Fai CISL, Fai CGL e Uila Uil chiedono un incontro urgente al governatore della Basilicata, Bardi, che ha assunto ad interim la delega di assessore alle politiche agricole e forestali e contestualmente annunciano un sit-in di protesta che si terrà domani mattina alle 10 davanti alla sede della Regione Basilicata a Potenza. E torniamo all'emergenza furti nel Potentino. Ieri la firma del protocollo interforze in prefettura, ma intanto la repressione del fenomeno continua a tenere impegnate le forze dell'ordine sui territori. Nelle ultime ore gli agenti della questura di Potenza hanno tratto in arresto e denunciato un individuo trovato in possesso di oggetti utili per lo scasso. In particolare gli agenti hanno sottoposto a perquisizione l'uomo già conosciuto alle forze dell'ordine mentre si aggirava senza motivo nei pressi di un bar di Potenza. Sempre nei giorni scorsi gli uomini della polizia hanno sequestrato un'autovettura probabilmente utilizzata per commettere reati predatori, visto che nell'abitacolo erano presenti oggetti provento di furto. Sul fatto sono in corso approfondimenti investigativi. Si è parlato anche di mezzogiorno, lavoro e imprese nell'incontro promosso a Potenza in occasione della presentazione del romanzo di Rosario Angelo Avigliano, La corazza, la carrozza del capitano, dedicato alla memoria dell'imprenditore politico lucano Faustino Somma e dal suo impegno che si è partiti per cercare di dare risposte alle istanze economiche e sociali del momento in un mezzogiorno non molto diverso da quello inteso e vissuto da Somma. Marolino Targiacomo. A parere dell'autore dovrà passare molto tempo prima che la Basilicata possa ritrovare una leadership della caratura di Faustino Somma. Un capitano lo definisce nel suo libro, riproponendo tale designazione nel titolo che campeggia sulla copertina del romanzo dopo la presentazione d'esordio dell'opera Vaglio Basilicata Paese d'origine di Somma. Rosario Angelo Avigliano ha presentato il suo La carrozza del capitano a Potenza in un incontro in cui la memoria dell'impegno dell'imprenditore politico lucano ripercorsa attraverso le testimonianze dei figli e di chi si è dedicato alla conoscenza di questa figura dimensionalmente differente dalle altre anche fuori dai ruoli assunti, ha consentito di riflettere sull'attuale condizione economica e sociale della nostra regione, un contesto mai immaginabile da Somma che nel suo impegno quotidiano ha guardato sempre avanti, proiettandosi verso percorsi di crescita e di sviluppo della sua terra in tutti i settori. Io mi auguro che chi legge il libro riesca a cogliere in alcuni passaggi la leadership di quest'uomo già innata, quindi capitano inteso proprio come capitano e quindi come riferimento per tanti, quindi c'è un particolare capitolo che è legato alla realizzazione di un manufatto e quindi sono partito da quello per appioppare, diciamo così, il titolo al libro. Lui era veramente un capitano, è stato un capitano dell'industria, è stato un capitano della finanza, è stato un capitano dello sport e quindi capitano credo che ci stia tutto. Ma nel racconto di Avigliano si parte dalle origini, sin dal giorno della nascita di quello che nel confronto al polo bibliotecario del capoluogo viene ricordato come un uomo capace di grandi cose, quelle dimostrate nei fatti negli anni più maturi, per ora tralasciati dall'autore, quasi si potessero riproporre in un nuovo lavoro letterario. Restituire un po' questa dimensione umana, emozionale, e inquadrandolo appunto nei fatti, nelle vicende che sono un po' di famiglia, un po' nel periodo in cui sono successe, quindi dalla prima della seconda guerra mondiale fino al grande boom economico dell'inizio degli anni 60. La carrozza del capitano è stata la base solida da cui partire per cercare di rispondere alle questioni di oggi con lo stesso slancio con il quale le avrebbe affrontate Nino Somma, animosità e passione diventate cosa rara, ma a cui guardare oggi come allora.
ha lasciato mio padre è quello appunto che lascia un capitano. Chi è stato capace di prendere sulle sue spalle una responsabilità che era quella di realizzare un disegno più grande del proprio destino personale, ma che potesse coinvolgere in termini più ampi una comunità via via più grande, prima quella del suo paese natale, Vaglio Basilicata, e poi progressivamente la Basilicata e anche forse un pezzo di Mezzogiorno d'Italia. L'esempio di Faustino Somma è un esempio per tutti noi di valori, cioè famiglia, sviluppo, occupazione, lavoro, territorio, e da questo dobbiamo ripartire per ricostruire il futuro di un'Italia di un Mezzogiorno che ha grandi potenzialità. E adesso una notizia di servizio: a partire da questo pomeriggio, lungo il raccordo autostradale Sicignano Potenza, sarà rimosso il doppio senso di circolazione attivo in corrispondenza del viadotto La Tora 1, ripristinata la piena circolazione su entrambe le carreggiate, ottimati gli interventi di demolizione dei bypass provvisori precedentemente presenti sulla carreggiata in direzione Potenza, e ripristinata la circolazione su entrambe le carreggiate per un tratto di 3,4 km. Per il completamento dei lavori di pavimentazione sui tratti di approccio al viadotto fino al prossimo lunedì 12 dicembre sarà poi attivo il restringimento delle carreggiate in maniera alternata. Cambiamo argomento: un inferno sotto i riflettori. Dalla scuola di amici di Maria De Filippi, Angelina Mango racconta del padre Pino, 8 anni fa la morte dell'artista di Lago Negro. Il servizio di Donato Carbonella. Sono trascorsi 8 anni. Era l'8 dicembre 2014 quando Pino Mango si accasciò sul palco del Pala Ercole di Policoro mentre cantava Oro, stroncato da un infarto. Vani furono i tentativi di rianimarlo. Un trauma per i suoi fan, ma soprattutto per familiari e amici. Angelina, sua figlia e giovane cantante, per la prima volta ha aperto il suo cuore raccontando pubblicamente il trauma e la sofferenza dovute alla prematura morte del padre. L'artista è da qualche settimana una concorrente della scuola di amici di Maria De Filippi, scelta per le sue notevoli virtù canore. «Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre», ha detto ai compagni di corso. «È stato pesante. Si è scatenato l'inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere». Angelina si è messa a nudo, rivelando le sue emozioni. «È bello sapere», ha detto, «che posso ascoltare la sua voce quando voglio con le sue canzoni, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato». Poi ha raccontato i suoi primi passi nella musica. «Sono nata a Maratea sul mare, vicino al Lago Negro. Ho iniziato a fare musica perché c'era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa». E la sua straordinaria voce è sicuramente una delle rivelazioni di questa edizione del reality di Maria De Filippi. L'altro mezzo per dare un senso alla terra sporca sulle mani di chi scavano i problemi mentali. Torniamo polveri sottili, sottili, intanto che torniamo bambini. Abbiamo tutti una famiglia lontana che ci lascia la salsa. Adesso la pagina dello sport. Il codice di giustizia sportiva della FIGC, realizzato dall'avvocato lucano Giancarlo Viglione di Venosa, responsabile della Federazione Nazionale Calcio, illustrato ieri a Roma, un'occasione per fare il punto con istituzioni e big, tra cui il grande Marco Tardelli. Il servizio è di Donato Pace. I professionisti del mondo del diritto sportivo e il mondo dello sport possono ora avvalersi del primo e unico codice che racchiude tutto il corpo normativo del settore, integrando le norme della FIGC e quelle del CONI. Si tratta del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, a cura dell'avvocato Giancarlo Viglione, un emigrante lucano di Venosa, ai vertici della giustizia sportiva della Federazione Nazionale Calcio. Il volume è stato pubblicato con i tipi della casa editrice Giuffré, leader nell'editoria professionale giuridica. Il codice è stato presentato a Roma, nel Salone d'Onore del CONI, alla presenza delle più alte cariche istituzionali e politiche, dal Ministro per lo Sport ai presidenti del CONI e della FIGC, oltre ai presidenti di una serie di società sportive. Il codice costituisce uno strumento altamente innovativo, in quanto offre una raccolta completa e sistematica delle fonti in materia, coordinate tra loro. Nel codice sono contenute le fondamentali norme di rango statale,
lo statuto, i regolamenti, le norme di principi del CONI, le norme organizzative interne della FIGC, gli statuti delle leghe professionistiche, della Lega Nazionale Dilettanti. In sostanza si ricostruisce l'evoluzione delle principali norme dell'ordinamento giuridico sportivo in generale e della giustizia sportiva federale in particolare, dando conto delle più recenti e rilevanti novità del settore. Si parte dal più ampio tema della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, fino agli interventi più specifici relativi al nuovo regolamento degli agenti sportivi, ma si ritrovano anche le rilevanti modifiche delle norme organizzative interne della FIGC, del professionismo sportivo nel calcio femminile, con riferimento al campionato di Serie A. Il lavoro dell'avvocato Viglione si contestualizza in un momento storico in cui lo sport, e quindi nello specifico anche il settore calcistico, sta assumendo una valenza centrale nell'architettura costituzionale, oltre ad una funzione di promozione della persona, rintracciabile nell'attenzione alla parità di genere. Prova ne è il disegno di legge costituzionale sul riconoscimento del valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Con questo volume, in pratica, la normativa federale entra a pieno titolo nella scienza del diritto. La giustizia sportiva ha molti lacci e lacciuoli, tutti chiedono velocità. Allora, è una bella domanda perché mi consente anche di recuperare quello che diceva il ministro Abodi. Se questo codice, questa pubblicazione potrà aiutare a conoscere meglio le regole, forse ci si renderà conto che poi la giustizia, le regole, la giustizia sportiva sono migliori di quello che si pensa. Ma il calcio italiano oggi ha bisogno davvero di giustizia sportiva? Il calcio italiano ha bisogno di tutto oggi. Ma quali sono le condizioni attuali? Condizioni attuali non so, chieda. Lei è sempre Presidente. Un po' critico con il settore arbitrale. Io no, non sono critico con nessuno, non mi faccia fare polemiche oggi che non c'entra niente. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona giornata, arrivederci.